limitato il punto a corretto, perché un'informazione obiettiva, diciamo così, è un po' difficile per il semplice fatto che ciascuno di noi è un essere umano che ha un proprio punto di vista. Quindi ci asterremo su questo emendamento, condividendo l'intenzione, ma diciamo le parole hanno il loro peso, quindi corretto sarebbe già un enorme passo in avanti rispetto all'informazione che vige attualmente finanziata con i soldi pubblici. Grazie, onorevole Rampi. È la cartina tornasole del lavoro che si è fatto, nel senso che gli indirizzi che si danno al governo sono degli indirizzi molto precisi e puntuali. I due termini citati a questo emendamento non c'è nessuno in quest'Aula che non li condividerebbe, ma non sono in alcun modo misurabili, non sono verificabili in alcun modo e quindi noi li potremmo inserire e non servirebbe assolutamente a niente. Allora, proprio per questo noi diamo parere contrario, perché gli indirizzi che vogliamo dare sono degli indirizzi che devono essere puntuali e verificabili, non tanto per dirci delle cose che condividiamo tutti ma che non hanno nessun valore. Grazie, onorevole Caparini. Sentito il relatore, potrei obiettare che varrebbe la stessa cosa anche per autonoma. Quindi, comunque mi associo alle osservazioni del collega Palmieri, che come sempre sono acute e puntuali. Purtroppo non si può votare per parti, quindi anche noi ci asterremo. Grazie, onorevole Longo. A titolo personale, ovviamente. Grazie, signor Presidente. Il rappresentante della maggioranza ha detto che non accetta il corretto e obiettivo perché occorrono parametri verificabili e ha difeso il concetto di autonomia e indipendenza. Vorrei sapere, così attraverso lei, quali sono i modelli di valutazione dell'autonomia e dell'indipendenza che non potrebbero essere adoperati anche per l'obiettività e la correttezza. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare. Con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e favorevole del relatore di minoranza, 2.15 Brescia, la votazione è aperta.